Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Ormai me l'avete spoilerato tipo in 200 che si tratta di FNAF 6. Però vi posso dire una cosa, ragazzi, me ne sono accorto anche prima da solo. Scott, ma dico io, puoi fare un gioco in 2D e farmelo pesare 300 mega? È ovvio che c'è quel quadra che non cazzo. Comunque, non perdiamo più tempo e vediamo di che cosa si tratta, ragazzi. Allora, press enter, vai, invio. Ok, che figata. Design pizza, go to pizzeria. Credo che dobbiamo fare design pizza. Ah, e poi mi ero quasi dimenticato, volevo specificare che non ho visto nessun gameplay su questo gioco, perché ovviamente non volevo spoilerarmi niente. Quindi in poche parole io ho visto soltanto le cose che stanno su Steam, ovvero questo gioco e basta. Non so bene in che cosa consiste. So come sono fatti i personaggi, i nemici, ma non so come andrà a finire la storia qui. Quindi non vi so dire, ragazzi. Allora, fai la tua pizza. Ok, io direi di fare una pizza con... allora, di sicuro non la cipolla. Le olive non mi piacciono. Ok, in realtà non mi piace praticamente niente. Cosa posso dire? Metto i peperoni. Ma se faccio tipo una pizza con tutto? Oh mio Dio, si può fare una pizza con tutto? È tipo una capricciosa. Va bene, invia. Cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Ok, va bene, go to pizzeria. Round 1. Cosa devo... VSD. Ah, tira la pizza shift. Colleziona le pizze. Devo tipo tirare le pizze ai bambini? Esatto. Ok, ne posso prendere anche più di una, perfetto. È bellissima la canzone, mi piace tipo un sacco. Che cos'è quello? Salve signore, aspetti un attimo, non mi segua in questo modo. Ah, no, ragazzi, mi fa tipo da nemico, non va bene. Non capisco, no ragazzi, mi mette ansia il fatto che questo tizio mi vada a seguire in questo modo. Scusa, ti levi per favore, voglio tirare le mie pizze. Mamma mia, il mio hobby preferito, non me lo fai fare. Ok, aspettate, ho un'idea. Allora, così, vai su. No, ok, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho ancora fatta, me ne manca ancora un po'. Cosa diamine sta succedendo? What the... Eh? Cosa? Perché? Ragazzi, mi si stanno leggermente buggando i bambini. O più che altro, anche le pizze sono diventate questa sottospecie di Shadow Freddy, credo. Ok. Ora crasha il gioco. E me lo dici così? Baby? Ciao? Devo cliccare? No. Forse devo far partire. Begin tape. Leaving dead space. 3, 2, 1. Ok. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions. Ragazzi, ho paura che questo coso si muove da un momento all'altro. If you are playing this tape, that means that not only have you been checking outside at the end of every shift, as you were instructed to do, but also that you have found something that meets the criteria of your special obligations under paragraph 4. Decisamente ho capito. Document response times, then safely secure the space before leaving. Upon sealing the room, you are not to return. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Ok, sono pronto, giuro. Ragazzi, non è che mi salta addosso questa adesso, vero? Per favore. Una cosa chiedo nella vita, che la gente non mi salti addosso. Document results. Ok. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Mamma mia, no, questa cosa mette ansia, ragazzi, ve lo giuro. Puoi continuare così per tutto il tempo? Più che altro non posso guardare Baby tutto il tempo così. Guardatela quanto è brutta. Ragazzi, a me sta venendo ansia, non per dire niente. Ti devo tipo cliccare, cosa devo fare? Baby, per favore, non mi uccidere. Document results. Begin audio prompt in 3. Cosa? Omae wa... It's a new day. It's your time to shine. It's time to take your career into your own Va hands. Bene. You've saved money your whole life. Great. Now it's time to put all your eggs into one basket and take a huge gamble on your future. Sì, decisamente. A gamble that comes with a 100% chance of success in some cases. Ovviamente 100% di successo. We're talking about becoming a Fazbear Entertainment franchisee. Non credo sia una buona idea. Restaurant ownership and management. Something almost anyone can do with a limited degree of success. Sure, it's a lot of money to invest, but everyone's doing it. And that means it's safe and lucrative. With your initial investment, you'll receive everything you need to get started, including a small room, some tables, and electricity.
But wow, don't forget fantastico. About the money you had left over after buying your franchise package. Being a thrifty shopper is smart, but be aware that buying things on sale comes with a certain amount of risk. Aside from the daily risk of lawsuits, there's also the risk that something might be hiding inside whatever you just purchased with that steeply discounted price tag. Of course, that would only be a serious danger if there were something outside that's been trying to get in for months now. Sì, decisamente, ovviamente non sta parlando degli animatronici, this no. This concludes the amount of help we're legally obligated to provide. Remember, you are now the face of the newly rebranded Freddy Fazbear's Pizza. Wear that smile with pride, and let's make some money. Fazbear Entertainment is not responsible for disappearance, death, or dismemberment. È stato decisamente rassicurante. Sapete ragazzi, non mi è piaciuta per niente la parte dove ha detto che potrebbe nascondersi qualcosa dietro o qualcosa che ci potrebbe uccidere, soprattutto la parte finale che ha detto velocemente, ovvero il punto dove dice che non sono responsabili alla morte dei loro dipendenti. Iniziamo, ok, vediamo. Giorno 1, $0. Let's see how much cash you had left over after purchasing your franchise package. 100 suppongo, infatti. That should sempre. Be more than enough. Perfetto. Now let's get started. Allora. On your left are your product catalogs. Uh-huh. You can unlock more expensive catalogs by simply purchasing items for your pizzeria. Use the arrows in the bottom right of the item window to browse the products. Vabbè, catalog. È una cosa abbastanza ovvia. Che cos'è gli ability risk? Click the button labeled blueprint mode to place your items. Ready to che figata. Open your restaurant for business for the day. Light animatronic, mi piace un bordello. Ok, in realtà non mi sono inchiappettato neanche di striscio il tizio quel che diceva. Comunque, suppongo che dobbiamo comprare oggetti e decorare la nostra pizzeria, giusto? Quindi prendo questo. Prendo gli ability risk. Cosa diamine è? Non lo so. Vabbè, prendiamo anche questo. Non mi fido quasi per niente di questo perché è rosso. E in genere nei giochi horror le cose rosse ci vogliono uccidere. Prendi questo. E prendi per finire anche questo. C'è qualcosa da 15? 75, 100, no, non posso purtroppo. Vorrei prendere questo animatronico perché è bellissimo. VSD, oddio che figata ragazzi. Facciamo una cosa, mettiamo te qua e te qua. E mi dovrebbero bastare le cose, giusto? Ok, finito. Your restaurant is now officially open. Awesome. Perché vedo così? You have a lot of work to do while patrons. Ma possiamo partire subito in questo modo? Che cos'è questo clown? Non mi piace. Papers to print and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Ah, ok, devo fare questo. Upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. Something to be aware. Non so cosa sto facendo. You can shut off your terminal and the ventilation system at any time. Increase the amount of attention you are drawing to yourself. Sì. Also, shining your light directly into a vent will most likely prevent anything from jumping out. So cosa? You also have 3 tools available from the terminal itself. There is a motion detector, an audio decoy, and a secondary ventilation unit. Keep in mind, however, that you can only have one of these active at any given time. Now get to it. Simply non mi piace. You've completed your tasks for the day, and you can go get some coffee. Sì, ovviamente. Ovviamente non devo stare attento agli animatronici, no! Basta che non mi ammazzi niente, per favore, la prima notte, abbiate pietà. Luce qua, non c'è niente. Luce qua, non c'è niente, ok. Andiamo questo, qua, press X. Figo! Non ci sto capendo niente però. Ho fatto cose, va bene. Mamma mia d'ansia ragazzi. Ultima cosa, ultima credo Era l'ultima, vero? Per favore, senza morire. Back. Posso fare log off? Great job. It looks like you're getting the hang of la prima notte sono troppo forte. Mamma mia, ok, non c'è ragazzi. Campione di FNAF, basta. There's a big party here Saturday. Ok. You should view that day as your ultimate test. Sì. Make it through Saturday and you will have proven yourself as the successful entrepreneur that we all know you can be. Ovviamente lo sono, cioè ragazzi, quando uno è forte, cosa ci posso fare? No, non di nuovo. No, congratulations no. On completing your first day. However, your job isn't over just yet. Perché? There is another aspect to your end of Freddy? Day routine. And that is inspecting and salvaging animatronics found Freddy. In the alley outside the back door. Things are found here quite often. And while we aren't sure why, what we do know
is that they can be used for parts, which okay. can mean a much-needed revenue boost before starting your next day. Sì. Of course, as with everything else in this line of work, those benefits come with risk. The safest thing to do is to throw it back outside. But then, you get no money for the salvage. Ah. Choose to keep it, and you run the risk of certain negative consequences, namely death. Che bella conseguenza! As it first appeared. If you do decide to try to salvage it, then you must complete the maintenance checklist. During this testing phase, check on the animatronic frequently. If you feel that it is becoming unstable, use the taser provided to you. You can use it 3 times without damaging the hardware. Dov'è il mio taser? Every use over 3, however, will decrease the item's salvage value. Oh, before you is an animatronic found in the back alley. We are unsure of its origins. It is your job to complete the maintenance checklist before claiming it as salvage. Okay. Or, if you choose to, you can throw it back into the alley where you found it and forfeit payment. Please make your choice now. Proceed with salvage? You have chosen to proceed with the maintenance checklist. Yes. Remember, use your company-issued taser to return the animatronic to a neutral state if okay. you feel that it's becoming unstable or aggressive. Va bene. You can only use it 3 times before it begins solo to damage the animatronic. Posso usare il taser solo 3 volte, ho capito. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Vai. Document results. Ooh! Begin audio prompt in 3, 2, 1. Cos'è questa roba? Document results. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Torna a posto, bastardo. Yes. Yes. Document results. Begin audio prompt in 3. Si sta avvicinando. Cosa? You lost the salvage. Grazie. Non ho capito cosa diamine è successo. Sold out, sold out. Compra, sì. Prendo anche. Cos'è? Figo, mi piace. Aspettate, ma questa roba. No. 0, 0. Ah, vale 0. Bene, perfetto, veramente. Ho comprato una cosa inutile. Come sempre. Ora posso mettere cose nuove, vero? Sì, metti. Te? Oh. Fuzz rating 175, rischio 0. Bellissimo. Tu, metti te, ok. E qua non possiamo mettere niente. Credo che abbiamo finito. Ragazzi, sapete cosa c'è? Credo che finirò questo episodio qui perché sinceramente voglio capire in che cosa consiste questo gioco. Perché non ho capito né la parte degli animatronici, che noi siamo dentro alla stanza bella con le ventilazioni, e non ho neanche capito la parte dove siamo faccia a faccia con l'animatronico. Quindi, aiuto? Comunque vada, io come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto date una zampata se non mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!